Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Cuphead. Allora gente, devo dire che sì, si sta complicando e si sta complicando tanto questo gioco. È veramente difficile, siamo alla terza isola e ormai ci si sta quasi stabilendo sulla necessità di fare una puntata per ogni livello, perché non riesco a venirne a capo prima di una ventina di minuti e a volte anche di più. Nella scorsa isola, se ben ricordate, la puntata quella con il drago, vi ho detto che avevo pesantemente tagliato perché in realtà c'ero stato circa un'ora. Capite bene che questo gioco, sì, è difficile. E tra l'altro è passato qualche giorno e sto notando, dal day one intendo, e sto notando che un sacco di gente è d'accordo con me che questo gioco è veramente difficile. Ci sarebbe tutto il discorso su che cosa sia realmente difficile rispetto a una volta, eccetera, ma ce lo teniamo per altre occasioni. Siamo di fronte a questa piratessa adesso. Allora, ci vorranno alcuni consigli se vogliamo kill all, non so cosa voglia dire, questi dead beats, non so cosa voglia dire neanche questo. Allora, iniziamo col miscelare le tue armi. Non posso aspettarmi che le stesse armi funzionino allo stesso modo su ogni nemico. Mischia e combina, Landlubbers. Non so, questo è quello che devo dire. Va bene. Ripeto, ragazzi, la traduzione di questo inglese mi è veramente difficile, sapete? Sì. Ne ho dato riprova per l'ennesima volta anche oggi e ormai ho quasi rinunciato. Bene, siamo su questa sorta di veliero. Oh, c'è Bruto. Ah, ok. Vabbè, dai, se ne viene a capo abbastanza, devo dire. Oh! Cagnacci. Mo arrivano i cagnacci un'altra volta. Oh, no, 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 che cos'è? Wow. Ah, perfetto, ha inchiostrato tutto. Vabbè, però finora magari è soltanto il primo livello. Cosa accade? Oh! Vabbè, è andata. Vabbè, non poteva andare bene a prima botta, no? Però devo dire che sono arrivato a metà e... va bene. Non sembra così difficile. Certo che l'ultima volta che l'ho detto... poi uno è imbecille a volte. Perfetto. Perso due vite e così. Perfetto, no, ho fatto veramente schifo, pietà e compassione. Perdonatemi. Ah, niente, mi becca sempre nel momento sbagliato. Perfetto, comunque mentre... ancora vai avanti. Ok, perfetto. Benissimo. Ah! La palla di cannone maledetta. Oh, non si sa come ho fatto a evitarle queste. Ah, pensavo arrivasse un po' più tardi.
No! Annaggia, dove sono arrivato? Oltre metà, più o meno come l'ultima volta, va bene. Mi sa che mi sto per rimangiare quello che ho detto, ragazzi, ci vorrà un pochino. E poi quando vengo colpito in questa maniera imbecille, a volte... niente. Dai, coraggio, coraggio, coraggio. Ok, vai, devo avere più pazienza. Che ce li ho le finestre per colpirlo un bel po'. Devo prendere la... Devo prendere bene il tempo di quando lancia le palle di cannone. Dai, devo giocare meglio comunque, non può essere. Ok, vedi, in questi momenti mi lascia una finestra per colpire che è piuttosto buona, dai, non devo smettere di fare le stupidaggini. Ah, ma pensavo di averlo colpito, dannazione. Vai, 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 coraggio. Wow. Devo stare molto attento che sta maledetta palla di cannone complica le cose un bel po'. Ok. Ah! Ho stato sfigato perché arrivate insieme le due cose, va bene. Pazienza, pazienza. Dai, dai, coraggio, coraggio, coraggio. Wow! Ok, ti prego, vai via, che mo arriva la palla di cannone. Oh! Ops! No, è questo mo? Vabbè, che ne sapevo. D'accordo. No! Oh! Scampata per miracolo proprio. Ottimo, ancora non ha cominciato a tirare le palle ai cannoni, quindi posso colpire molto. Questi cani maledetti. Ok, i cani sono 4, mi devo ricordare questa cosa. Ok, sono cominciate le palle di cannone. Oh! Ah, m'ha preso! Che cavolo! Ok, è andata. Oh, cavoletto. No! Ah! Preso, preso, preso.
Ok. Ok, adesso. Io come faccio a capire quando... Ok, facciamo così. Buongiorno. L'ultima parte ovviamente è la più difficile. Però dai, è fattibile. Non è come in altri... in altri scenari che veramente non sapevo come venirne a capo. Dai, dai, coraggio, coraggio, coraggio. Insisti. Vai, 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 vai. Ok, cominciano le palle di cannone malefiche. Oh. Vai, 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 coraggio, coraggio. Mannaggia la miseria, dai, 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 coraggio, via, 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 via. Oh, non vedo un cavolo di niente. Oh, oh, mi sa che... beccato, beccato un'altra volta. No! È andata. Oh, è complicata, tra l'una e l'altra. Va bene, quelle bolle devono essere trattate un po' meglio, onestamente. No, mi sono fatto beccare come un pollo. Dai, dai, coraggio. Purtroppo ho già perso una vita come un ebete. Ah, oh, è cominciato subito insieme alle palle di cannone, oltretutto. Oh, che idiota. Non bene. Vabbè, questa volta è andata proprio de merda. Virtualmente è impossibile non perdere mai una vita adesso. Wow. No. Addio, 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 addio. No, 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 ti prego, vai via. Veloce, ok. Ok. Ok, facciamolo. Dai, dai, ti prego. Oddio! Veloce, 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 veloce. Yes! Ce l'ho fatta. Meraviglioso. Va bene, comunque, dai, ci è voluta una quindicina di minuti. È andata molto meglio di altre volte.
Grado C. Ma i gradi me ne frega veramente pochissimo, soprattutto ora che sono alla terza isola. Yeah! Perfetto. Captain Briny Bird. Perfetto. Allora, gente, questa volta non farò l'errore che ho fatto con il cavolo di drago, perciò, in anticipo rispetto al solito, direi di chiudere qui la puntata. Conviene davvero mantenere una puntata a livello, perché altrimenti diventano veramente troppo lunghe, d'accordo? Noi ci salutiamo qua, ragazzi, ci diamo appuntamento a domani. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie, d'accordo, gente? Alla prossima!